La pescata l'ha portata. Venga, venga. Andiamo allora. La prima volta in Parlamento? No. Con che stato? No, io non entro in Parlamento, entro in una, questa legislatura? Da un ingresso abusivo, lo vedi? Che sta aspettando? Io sono un abusivo, sarò sempre un abusivo. La priscatola l'ha portato? No, ma lui è con voi? Lui è con voi. No, la priscatola l'abbiamo aperto, ma c'è tutto un grovillo che non si capisce dentro. Grazie. Grillo, chi è fuori, chi prende la diaria si è fuori da qui. Devo entrare io, scusi. La prendi tu. Beppe Grillo arriva per la prima volta a Montecitorio per partecipare ad un'assemblea con i parlamentari 5 Stelle. Se avete firmato qualcosa dovete rispettarlo, avrebbe detto Grillo ai suoi in merito alla restituzione della diaria contestata da alcuni. Non si fa la cresta su ciò che non è rendicontato, metteremo nomi e cognomi di chi vuol tenersi i soldi, avrebbe detto ancora Grillo, secondo la diretta Twitter del Movimento 5 Stelle. È che non lo so, sono il padrone del mondo pure, già che sono oltre che nel cerchio magico. Non è... No, cioè... no, di queste cose riproponete a noi degli schemi usati da partiti o definizione. Domande, senso, no, vabbè, voi giornalisti. No, no, voi giornalisti. Devono uscire loro. Scusate, ragazzi. Perché devono uscire? Di Grillo con oggi. Incontro con Grillo con oggi. Noi abbiamo programmato, non mi uccide con i microfoni, una volta al mese un incontro con lui, l'avevamo detto anche l'altra volta che c'è stato l'incontro a Tragliata, per fargli vedere, toccare con mano come si lavora qui, per insomma ovviamente continuare il rapporto con lui, visto che non, insomma, noi siamo portavoce del movimento. Quindi di cosa si parlerà? Di un po' tutto, signori, mi lasciate. La della diaria quanto incide nell'incontro di oggi, dopo anche la vicenda siciliana? Era già programmato, signori, scusate. Sì, però è una situazione. Sentito? Sì. Lo segni te, ecco, si è messa davanti a lui. Io ho voluto che a partire da quest'anno la cerimonia che abbiamo dal 2008 in poi sempre tenuto in Quirinale si dislocasse anche in altri luoghi istituzionali, in modo particolare in questo palazzo che è uno dei palazzi del Parlamento, e vorrei che la si smettesse di identificarli come palazzi del potere secondo una oscura definizione. Il Palazzo del Senato e il Palazzo della Camera dei Deputati, anch'essi non sono palazzi di un oscuro potere, ma sono i luoghi della sovranità popolare e della sua rappresentanza democratica. Noi abbiamo vissuto nel passato non solo momenti di tensione, prove difficili, noi abbiamo vissuto nel passato appunto periodi tragici, che hanno messo a rischio, che hanno esposto a un estremo rischio la nostra democrazia. Ebbene, se abbiamo saputo superare quei periodi tragici, sapremo superare le prove che abbiamo oggi davanti. Grazie. Oi. Niente, mi pare che stiamo predisponendo per l'assemblea le decisioni che contano, cioè eleggere un segretario e fissare la data del congresso. Molto, mi pare che sia deciso. Congresso subito a luglio. No, lui non ha mai proposto. Il più breve tempo possibile significa tenere conto dello statuto che abbiamo, quindi. È immaginabile che svolgeremo tutte le fasi congressuali entro una certa data, che potrà essere, immagino, attorno a ottobre, insomma, tutta la fase del congresso.
Ma certamente, unitario, siamo in democrazia da noi, siamo in democrazia, vuol mica, unitario non vuol dire precostituito, lì decide l'assemblea, questo è chiaro, no? Veramente non ci siamo sposati con nessuno, ecco, mi pare di capire.